Ammetto la mia più completa ignoranza per quanto riguarda Doki Doki, o meglio, lo conosco per fama, ammetto di non aver mai guardato un video a riguardo, poiché è una visual novel. Come sapete, mi scasso le palle. Hai poi deciso a che club iscriverti? Magari potresti venire al mio club. Sayori è vicepresidentessa del club letterario. Come il titolo del gioco! Abbattuto, seguo Sayori per la scuola fino al piano superiore, una sezione in cui vado raramente. Veniamo a noi! Lei è Natsuki, sempre piena di energia. E lei è Yuri, la cervellona del club. Se ho capito bene, conosci già Monica. Monica era probabilmente la ragazza più popolare della classe, intelligente, bella e atletica. Leggo molte storie dell'orrore. Ah, vedi? Se una storia mi fa riflettere o mi trasporta in un altro mondo, non riesco a smettere di leggerla. Ah, è l'Announcer questo. Ah, devo cliccare qua? Scusa, non era così il gioco prima? Che rottura di cazzo, ma ogni volta? Sarebbe una meccanica futura. Immagino. Per adesso è una rottura di coglioni, posso dirlo? Ciao di nuovo, culo. Noto con piacere che non ti abbiamo fatto scappare. Sayori mi ha detto che quest'anno non volevi nemmeno entrare in un club. Ma intanto saranno cazzi miei, ma non ho capito. Ma perché insistono? E nemmeno quello scorso? Sì, ma saranno cazzi miei di cosa faccio della mia vita, o no? Non so se vuoi venire qui soltanto per chiacchierare, ma se ci prendi su serio non la passerai liscia. Ah, se non ci prendi su serio non la passerai liscia. Ma cosa vuol dire non prendere sul serio un club del libro? C'è un libro. Lo apri e lo leggi. Natsuki, sei piuttosto sfacciata per una che tiene la sua collezione di manga qui al club. I manga sono letteratura. E ti ho detto niente a riguardo? No, e sparisce. Niente paura, gente! Tilde, dice Sayori. Culo fa sempre del suo meglio, basta che si diverta. Mi aiuta nei lavori faticosi senza che neanche glielo chieda, pensa un po'. Per esempio cucinare e riordinare la mia stanza. Cosa faccio io? Sayori, il motivo è che la tua camera è così in disordine che mi distrae. E una volta hai quasi dato fuoco a casa... Siete davvero buoni amici voi due, vero? Sono un filo gelosa, attenzione. E perché anche tu puoi diventare una buona amica di culo? Come al solito, Sayori non sembra rendersi conto della strana situazione in cui mi ha messo. Sai, oggi Yuri ti ha addirittura portato una cosa, Tilde. A me? E che cos'è? Cos'è, cosa non è? Niente. Mi ha portato niente, quindi. Sayori gli ha dato un'importanza che non merita. Immagino tocchi a me salvare la situazione. Ed ecco il paladino della giustizia che dice: non ti preoccupare. Io, di mio, non mi aspettavo nulla, giustamente. Quindi qualsiasi gesto da parte sua sarà una bella sorpresa. Bello, mi piace come l'ha messa su. Ecco qui, che cosa ci dà di bello? Yuri mette una mano nella cartella e ne estrae un libro. Sai che twist, siamo in un club del libro. Non volevo che ti sentissi escluso. Ah beh, certo, giustamente. Dovremmo partecipare al club del libro, quindi mi avrà dato un libro che stanno leggendo tutti. Quindi ho scelto un libro che ho pensato potesse piacerti. Ma scusami, non leggiamo lo stesso libro? È un club di letteratura, non del libro. C'hai ragione. Hai ragione, effettivamente. È una lettura breve, quindi dovremmo mantenere alta la tua attenzione, anche se non sei solito leggere. E poi potremmo, sai, discuterne insieme. Vedi? C'avevo ragione io, allora. Grazie, Yuri. Lo leggerò sicuramente. Prendo il libro con entusiasmo. Beh, puoi leggerlo tranquillamente, al tuo ritmo. Mi sta dando anche dello stupido. Yuri ha già affondato il naso in un libro. Mi salta agli occhi la sua espressione intensa, come se non aspettasse altro. Nel mentre, Natsuki sta trafficando nel ripostiglio. Cambio di musica. E di situazione, attenzione. Natsuki fa scorrere una pila di libri e cofanetti sullo scaffale. Manga. Tu leggi manga, vero? Ogni tanto. C'è un volumetto di manga che spunta solitario fra una pila di libri su un lato di uno scaffale. Incuriosito, lo tiro fuori dalla pila. Ecco dov'era! Guardo più da vicino il cofanetto. Perfect Girls! È una serie di cui non ho mai sentito parlare. Non è proprio il mio genere o fa davvero pietà? Un po' pieno di sé questo signore. Se vuoi giudicare, fallo fuori da quella porta. Nemmeno ho detto niente, ma l'hai pensato? Si sentiva dal tono di voce. C'ha ragione Natsuki. Faccia di merda. Considera una lezione del club letterario. Non giudicare un libro dalla copertina. Ora ti mostro perché. Mi ficca il volumetto in mano. Ci sono quattro ragazze con vestiti colorati in pose femminili da cartone animato. Tipo così. Oppure così. Così. Natsuki mi afferra per un braccio e mi trascina fuori dal ripostiglio. Poi si siede contro il muro, sotto una finestra. Batte la mano a terra, accanto a lei, per farmi segno di sedersi lì. Due sedie non sarebbero più comode? Ottimo punto di vista, culo. Mi siedo.
Ah, obbedisce quindi. Le sedie non vanno bene, dice Natsuki. Non potremmo leggere insieme. Apro il fumetto. Parla di un gruppo di amiche al liceo. Come loro? Cosa devo aspettare? Ma non si chiede! All'inizio la storia parla di cose semplici. Tipo, c'è un capitolo davvero divertente dove sono ossessionate da un ragazzo. Ma spoiler! E allora leggitelo te, scusami! Ma è solo per conoscere i personaggi. Ah, poi si fa tutto più intenso. Come quando spiega tutti i retroscena e quando cominciano le trame romantiche. E allora niente. Cioè, non so, raccontami il finale, abbiamo fatto. Per caso ho iniziato a cucinare dolci più o meno nello stesso periodo in cui ho preso questo manga. Ah, qualcuno qui si è fatto condizionare. Figurati se faccio qualcosa solo perché è in un manga. Peccata in castagna, signorina. Che è successo? Che zoom? Giustamente con un testone così grande il collo comincia un attimino a cedere. Sei sicura che non ti stai annoiando? No. Immagino sia divertente condividere con gli altri qualcosa che ti piace. Capisci cosa intendo? Non condividi manca con gli amici? Quali amici? Ah, vedi, glielo facciamo pesare, poverina. Non ha amici. I miei amici non leggerebbero... Ah, no, hanno amici, quindi. Per loro i manga sono roba da bambini. E mi viene voglia di prenderli a pugni in faccia. Perché sono dei maleducati. Io sono abbastanza nerd, perciò mi sono ritrovato con amici dai gusti simili. Ha fatto bene. È così che ci si organizza. Idem per il discorso della masturbazione tangenziale. Mi sento come se non potessi nemmeno tenerli in camera mia. Ah, i manga, dice. Ah, giusto, perché lei li tiene qua. Probabilmente per non essere giudicata dalla famiglia e degli amici, tiene i manga qui, giustamente. Non so nemmeno cosa farebbe mio padre se li trovasse. Vedi, ci ho visto lungo. Allora, continuiamo a leggere o no? Sono d'accordo. Ok. All'improvviso, Natsuki inizia a ridere. Questa me l'ero proprio dimenticata. Minori è il mio passaggio preferito. È così sfortunata che fa tenerezza. Ma poi è peggio di quando... Meno. Non dovrei parlarne ancora. Finisci quel capitolo, dai. Ok, gente, dice Monica. Siete tutti pronti con le... Orca, can, le poesie. Hai il tempismo peggiore del mondo, dice Natsuki. Scusa, e le mostra il culo. Va bene. Per ora mi fermo qui. Metto il segnalido. Il segnalido. Chiudo il volumetto e lo porgo a Natsuki. Me lo restituisci come niente fosse? Non vuoi sapere cosa succede dopo? Portatelo a casa. Posso? A te sta bene? Lo dico soprattutto perché non ho tutta questa voglia di impiegare il mio tempo libero per leggerlo. Ma dai, è un manga, quanto tempo ti toglierà? Finiscilo prima di domani, così possiamo iniziare il prossimo. Mazza. Entro domani? L'ho appena iniziato. Ma è un manga, figa. Quanto ti ci vuole? Una cagata, l'hai finito. Ma dire che ne vale la pena per vedere quell'espressione entusiasta di Natsuki. Ah, c'è del tenero, quindi. O forse temo cosa mi accadrà se non lo finisco. Ti sei ricordato di scrivere? Sì, l'ho scritta. Anche se ho scelto delle parole a caso da un taccuino. Beh, ora che sono tutti pronti, perché non trovi qualcuno su cui condividerla? A chi mostro la mia poesia per prima? Random? Ho fatto? No. Monica. Eccola qua. Ciao, culo! Porgo la mia poesia a Monica. Ma non gliela devo leggere io? Mi piace, culo. Ah, si vede che non sa leggere. Ci sono molte poesie o storie formate da poche semplici parole. Possono persino sembrare scritte per bambini, ma se ci rifletti, esprimono visioni del mondo in cui chiunque può riconoscersi. Tutte le altre potrebbero essere un po' di parte e favorire ciascuno il suo stile, ma io ti aiuterò sempre a trovare la tua voce. Perciò non sforzarti a scrivere come vogliono le altre. Tanto non devi di certo preoccuparti di far colpo su di loro. Mi sembra corretto. Brava. E sto dritto. Vuoi leggere la mia poesia? Se proprio bisogna, eccoci. Non preoccuparti, non sono granché. Sembri piuttosto sicuro di te per una che dice di non essere un granché. Beh, perché mi piace proiettare sicurezza. Lei è un faro nella notte. Leggiamola. Ah, non so, qua ho pensato al mio nome. Per qualche motivo, quando ho letto buco nel muro. Oppure a un altro tipo di buco nel muro, ma quella è una questione che... Vabbè, non può essere stata opera mia. Vedi la direzione in cui lo stucco protrude? Un buco di scelte infinite. E ora mi rendo conto che non stavo guardando dentro, stavo guardando fuori. E lui, dall'altro lato, guardava dentro. Questo a cosa è ispirata? Diciamo che di recente ho avuto una sorta di rivelazione. Sono un po' nervosa a parlare di cose così profonde, perché rischio di essere troppo diretta. Forse dopo che ci conosceremo meglio, giustamente. Sparisce. Ostia, ma a tutte? Andiamo avanti in ordine, allora. È una bella poesia, culo. Siamo sicuri che sia la prima volta? Ovviamente. Non sono sicuro che Sayori capisca le mie vere intenzioni. Quali sono? Adesso leggerai anche la mia poesia? Oh...
Caro, mi piace che abbia una diversa calligrafia, molto bella, questo in stampatello si capisce meglio. Se non fosse per te potrei dormire per sempre, ma non c'era ancora, voglio far colazione. Ah, Sayori, per caso hai aspettato fino a stamattina per scriverla? Solo un pochino. Non puoi rispondere solo un pochino, sì, e sì o no? Ieri sera mi sono dimenticato... Ah, Natsuki. Natsuki rilegge la mia poesia. Non importa, non ho voglia di darti la mia opinione. Fa piacere, eh? Voglio farti sentire abbastanza a tuo agio da condividere la tua. Come ha detto Monica. Beh, sarei più a mio agio a condividere la mia poesia se la tua fosse davvero brutta. E invece hai rovinato tutto. Spero che tu sia soddisfatto. Solo perché altrimenti Monica mi costringe. Leggiamo. L'aquila vola sul mare, il ragno divora zanzare. L'aquila vola sul mare, la gente può solo provare, non può fare più di così. Perché eri così convinta che non mi sarebbe piaciuta? Tutti al liceo pensano che a scrivere si deve essere tutti sofisticati, ma le poesie non sono proprio fatte per potersi esprimere? Proprio così! Mi piace la roba facile da leggere, ma che ti schianta? Come i chili scritti su una palla medica, immagino. Ecco qua. Scusa, ho dimenticato di iniziare a parlare. Ah, non posso fare a meno di notare che sono passati diversi minuti e non stiamo andando da nessuna parte. Diciamo che si notano alcuni tratti tipici degli scrittori alle prime armi. In altre parole, tendono a scegliere lo stile di scrittura prima dell'argomento e poi li cuciono insieme. Una volta che Yuri trova il filo dei pensieri, cambia completamente il modo di porsi. Ti spiace se leggo la tua poesia ora? Fai pure. Vorrei spiegarti cosa pensavo mentre la scrivevo. Spettro sotto la luce, come viticci i miei capelli. Rilucono? È giusto? È corretto, rilucono? Ah, bello rilucono. Desueto, ma bello. Mi piace. Mi immergo. Deve essere questo, l'ultimo lampione sopravvissuto al passaggio del tempo. Mi immergo nella sua luce. Nella calma respiro l'aria del presente, ma vivo nel passato. La luce tremola, come me. Bello. Perdona la pessima grafia. Era terribile, vabbè. Cosa? Non lo stavo affatto pensando. Ma ci hai messo molto tempo per leggere. Non leggo spesso il corsivo. In realtà penso che la tua scrittura sia carina. E poi la poesia mi è piaciuta. Ci ho capito niente, ma mi è piaciuta. Sono davvero felice che ti piaccia, sarò sincera. Dato che è la prima volta che condividiamo, volevo scrivere qualcosa di un po' leggero. Mi piace comunque come tutti i personaggi di questo gioco mi diano dello stupido, il nostro protagonista pure. Ti interessano i fantasmi, Yuri? In realtà la storia non parla affatto di fantasmi, culo. Ma ricorda che spesso i poeti esprimono i loro pensieri, sentimenti ed esperienze nelle loro opere. Direi che ci siamo tutti. Il mio sguardo si posa su Yuri e Natsuki. Con cautela si scambiano alcuni fogli di carta con le rispettive poesie. È sicuramente ricercata. Ah, meno, grazie. La tua è graziosa. Graziosa? Parla chiaramente del desiderio di arrendersi. Ti sembra grazioso? Volevo dire qualcosa di gentile. Grazie tante, ma a me non è sembrato per niente gentile. Beh, un paio di consigli ce li avrei. Se avessi voluto dei consigli, li avrei chiesti a qualcuno che mi è piaciuto per davvero. Ero io. A Sayori più... Ero io! In base a questo darò volentieri dei consigli, io dei consigli a te. Apprezzo l'offerta, ma ho impiegato molto tempo a costruire il mio stile di scrittura. Non mi aspetto di cambiarlo a breve, a meno che non trovi qualcosa che mi ispiri particolarmente. E poi a Kula è piaciuta anche la mia di poesia. Me sono piaciute tutte. Mi ha addirittura detto di essere rimasto colpito. Non sapevo che ci tenessi tanto a far colpo sul nostro nuovo membro. Non era questo. Probabilmente sei solo gelosa che Kula apprezzi i miei consigli più dei tuoi. Mi piace la colonna sonora. E come sai che non ha apprezzato di più i miei? Oh no, non venite a chiedermelo. Sei davvero così piena di te? Se fossi stata piena di me, mi sarei fatta in quattro per rendere lezioso tutto quello che faccio. La sai una cosa? Non sono io quella a cui è spuntata una misura di recisione in più non appena arrivato culo. Si imbottisce, quindi. Beh, sono lusingato. Anch'io mi ero imbottito le mutande. Per far colpo, no? Si fa. Natsuki! Natsuki, stai un po'... Tu restane fuori, niente. Non mi piacciono i litigi. Culo! Vuole solo mettermi in cattiva luce. Ha cominciato lei. Se solo fosse scesa dal suo piedistallo e avesse imparato che lo stile semplice è più efficace, tutto questo non sarebbe mai successo. C'è un motivo se la nostra lingua è così ricca di parole profonde ed espressive. Sono tanto così dal mollarlo. Evitarle non è solo una limitazione inutile, ma è anche uno spreco.
Tu mi capisci, giusto? Non so niente di scrittura, ma la persona con cui mi schiererò probabilmente avrà un'opinione migliore di me. Quindi... Oh no, fra poco decolla. Io chiedo l'aiuto di Sayori. Sayori? Eh? I vostri litigi mettono a disagio Sayori. È una discussione fra noi, non è giusto che gli altri si mischino con le loro emozioni. Ma ti ascolti quando parli? È esattamente per questo. Che piaci a... Ah, beste! Voglio solo che tutti vadano d'accordo e siano felici. Avete tanto talento, tutti quanti. Quindi perché dobbiamo litigare? E poi, Natsuki è graziosa, non c'è niente di male. E i segni di Yuri sono come sempre. Anche il mio tubetto di Pringles. Grandi e belli. Ah, c'è dell'imbarazzo generale. Sayori se ne sta impettita con aria trionfale. Ha detto la cazzata, tutti contenti. Monica è in piedi sulle sue spalle con... Eh? È in piedi su... Ah no, alle sue spalle, scusate, con un'espressione sbalordita. Ecco perché Sayori è la vicepresidentessa. Forse sembra un ottimo capo e so fare come fare da organizzatrice. Non ce la faccio più stasera. Ma non sono brava con le persone. Non sono neanche riuscita a intervenire. Abbi cura di lei, ok? Non vorrei mai che le succedesse qualcosa di male. Tirata. Siamo in due. Tiratissima. Ok, gente, è ora di andarcene. Hola. Come vi siete trovate a condividere le vostre poesie? È stato piacevole parlarne tutti assieme. Fantastico. In tal caso faremo lo stesso anche domani. Oh no, di nuovo. E magari tu avrai imparato anche qualcosa dalle tue amiche. È vero, ho scoperto qualcosa in più sul tipo di poesie che piacciono alle altre. Se sono fortunato riuscirò a cavarmela meglio e a far colpo su chi voglio conquistare. Sayori, a proposito di quanto è accaduto poco fa, la lite tra Yuri e Natsuki, è una cosa che succede spesso? In realtà è la prima volta che le vedo litigare così, perché sono bellissimo. Sai, culo, mi piace passare il tempo con te al club, ma la cosa che mi rende più felice è vederti andare d'accordo con le altre. A quanto pare Sayori non ha ancora capito in che situazione mi trovo. Certo, essere amico di tutti è bello, ma perché fermarsi a quello? Certo. Ah, che fatica. Comincio ad abbottonare la giacca dal basso. Pure! Quando vedrai come ti migliora il look, cambierai idea. Cos'è questa scena un po'... Tilde.